La IRI, in quanto domanda, è abbastanza semplice. Noi vogliamo fare in qualche modo chiarezza su una società su cui già abbiamo avuto modo di scrivere interrogazioni in passato. Ovviamente, non essendo interrogazioni e risposta immediata, non sono state evase, cosa che è successa anche ad un altro gruppo consigliare, perché c'è un'interrogazione abbastanza simile alla nostra del 30 ottobre 2015, anche questa ci risulta non evasa, dei colleghi Cagnaluti e Colautti. Noi parliamo ovviamente della situazione della vetreria San Galli di San Giorgio in Nogaro, una situazione che dovrebbe essere ovviamente di particolare attenzione per questa amministrazione, se non altro perché socio di maggioranza al momento attuale della San Galli Vetro risulta essere Friulia e quindi di fatto risultiamo essere noi come regione. Siccome ci sono state anche nelle ultime ore delle notizie di stampa circa la possibilità che i lavoratori, attualmente ovviamente dipendenti della San Galli Vetro, potessero in qualche modo perdere non tanto il loro posto di lavoro, ma quanto i loro diritti acquisiti negli anni, nel passaggio ad una società che ha fatto un'offerta di acquisto importante di tutta l'industria, che permetterà sicuramente la continuità del loro lavoro. Noi abbiamo chiesto appunto di sapere qual è un po' la situazione, cosa intenda fare anche la Regione, atteso che i lavoratori di quella azienda, per quello che abbiamo potuto capire, si sentono di fatto abbandonati da questa amministrazione. E allora io ve lo riporto così com'è, poi ovviamente non sta a me dire se questo è vero o no, ma questa è la sensazione che hanno quei lavoratori. Allora, noi ovviamente abbiamo anche chiesto, così come i colleghi, anche qual è la situazione debitoria generale che riguarda la nostra regione nei confronti di questa azienda, perché è molto pesante. C'è stato un'omologa del concordato che prevede, come dicevamo prima, la continuità indiretta dell'azienda e quindi vorremmo avere delucidazioni in merito e ovviamente possiamo farlo solo con una risposta immediata. Ringrazio l'assessore Torrenti fin da adesso per la risposta, capendo benissimo che non è il suo campo di competenza. Risponde l'assessore Torrenti. Grazie, oggi però salgo un po' più fortunato di Travanut perché della vicenda invece ecco, so anche personalmente un po' di più, quindi, perché la San Galli in realtà è un problema, è stato affrontato molto frequentemente, ovviamente, cioè per la sua rilevanza economica e sociale. Allora, diciamo, con riferimento alla situazione delle risorse finanziarie erogate a valere sul fondo di rotazione per iniziative economiche, il FRIE, quale gestione fuori bilancio della Regione, per la concessione di tre mutui tramite Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia, quale banca convenzionata con la Regione, a favore di San Galli Vetro Porto Nogaro S.p.A. si rileva quanto segue. I mutui sono stati stipulati nel periodo dal 4 aprile 2008 al 16 settembre 2008 dal Mediocredito Friuli Venezia Giulia con la suddetta società per finanziare la realizzazione del nuovo complesso industriale sito in comune San Giorgio di Nogaro, zona industriale Aussacorno, sulla base di deliberazione del Comitato di Gestione del FRIE adottate tra il 16 ottobre 2006 e il 10 giugno 2008. A fronte del capitale mutuato complessivo di 72 milioni di euro, la crisi che ha colpito l'impresa mutuataria negli ultimi anni, sfociata nell'instaurazione di procedura concordataria nel giugno del 2015, minacciava in maniera molto significativa la possibilità di recupero di parte rilevante di tale capitale. A seguito dell'instaurazione della procedura in oggetto, Banca Mediocredito, nella sua veste di istituto bancario mutuante, ha svolto un'intensa attività in costante coordinamento con il Comitato di Gestione del FRIE, diretta alla miglior tutela del credito, sviluppando rapporti con importanti soggetti economici internazionali interessati al rilevamento e rilancio dell'attività produttiva di San Galli Vetro Porto Nogaro S.p.A. Anche alla luce di tale attività, la situazione che si prospetta in esito al nuovo piano concordatario, contemplante l'intervento del gruppo economico turco Sisecam, l'attività produttiva di Sisecam è focalizzata soprattutto nell'Europa orientale, nei settori di vetro e chimica, con 12 sedi, di cui 10 in Europa, fa
si configura fortemente migliorativa rispetto alle previsioni iniziali. La situazione che emerge dal piano concordatario è la seguente. Come ricordato precedentemente, il capitale mutuato complessivo ammontava a 72 milioni di euro. I rimborsi ammontano a 3,7 milioni di euro. Per quanto attiene alla somma di circa 68,3 milioni, oggetto del piano concordatario, è previsto il pagamento di 32,1 milioni corrispondenti al 100% della quota privilegiata del capitale oggetto di accollo con rateizzazione, 22 milioni pari al 60% della quota chirografaria, detraendo dalla quota residua di 14,2 milioni di euro le risorse derivanti dalla escussione di fideiussione della banca terza che assistevano il mutuo, pari a 8,1 milioni di euro, la perdita stimabile sulla base delle informazioni attualmente disponibili ammonterebbe a circa 6,1 milioni di euro, con un recupero di circa il 91,5% del capitale. Si tratta di stima prudenziale che, alla luce dell'attuazione del piano, potrebbe risultare anche in modo significativo ancora più favorevole. Ulteriori revenienze per i creditori sono stati infatti prospettabili in esito alla chiusura della posizione proprietaria di Friulia conseguente alla liquidazione della Sangalli. Friulia è presente nel capitale della Sangalli da giugno 2008 con la sottoscrizione di un aumento di capitale di 10 milioni di euro in azioni privilegiate nella Sangalli Vetro Portonogaro S.p.A. pari al 16,67% del capitale sociale. L'intervento, nell'ambito dell'attività tradizionale di Friulia, era finalizzato alla crescita di un gruppo industriale con sede legale in Veneto, sede operativa in Puglia, che intendeva localizzare in Friuli Venezia Giulia nuovi investimenti produttivi, costruzione del più grande impianto di produzione di vetro piano, del nord Italia. La prolungata crisi economica, in particolare nel settore edilizio, ha generato un eccesso di capacità produttiva sul mercato con conseguente forte riduzione dei prezzi di vendita del vetro float, trascinando, come noto, l'intero gruppo a Sangalli in una grave situazione di crisi che lo costringeva a chiudere l'impianto pugliese e metteva a repentaglio anche la sopravvivenza dell'impianto friulano. A gennaio 2015, a seguito delle perdite eccedenti il terzo del capitale sociale, il capitale sociale di Sangalli Vetro Portonogaro S.p.A. è stato abbattuto da 60 a 18,4 milioni di euro. Per effetto dell'abbattimento, Friulia, che deteneva azioni privilegiate postergate alle ordinarie in caso di abbattimento del capitale, è divenuta azionista di maggioranza col 54% circa delle azioni. Friulia ha integrato il CDA di Sangalli nel marzo 2015 con un componente di propria nomina per supportare il difficile quadro aziendale a garanzia di una gestione della crisi equilibrata e razionale, provvedendo poi in maggio a nominare quale amministratore unico un nuovo manager con comprovata esperienza di restructuring. Il nuovo amministratore unico ha avviato una lunga fase di perlustrazione della fattibilità di un progetto in continuità con tutti i fornitori strategici, recependo la disponibilità a seguire il progetto di rilancio all'interno di una procedura concorsuale e scongiurando l'interruzione della somministrazione del gas, inizialmente previsto per il 22 giugno 2015, che avrebbe portato ovviamente allo spegnimento non controllato del forno, con conseguenze letali sull'intero complesso produttivo. Si è poi provveduto a una completa riorganizzazione della società con la costituzione di quelle funzioni aziendali, commerciale e amministrativa, che fino ad allora erano state svolte dal gruppo Sangalli e non dallo stabilimento, alla cui direzione e coordinamento non risultava più soggetta. In data 2 gennaio di quest'anno 2016 è stato presentato un piano di concordato in continuità diretta, grazie al supporto fornito da Friulia, che è stato determinante per evitare il fallimento della società e di conseguente spegnimento del forno, con conseguente distruzione dell'ingente patrimonio investito e la perdita di circa 150 posti di lavoro. I buoni risultati economici ottenuti dalla società nel corso del secondo semestre 2015, unitamente agli sforzi compiuti nel tentativo di consolidare gli asset aziendali all'interno di gruppi industriali internazionali per rendere più solido il risanamento societario, hanno fatto sì che pervenissero due offerte d'acquisto da parte del gruppo industriale americano Guardian e dal turco Sisecam. Tali offerte, in quanto funzionali e miglior soddisfacente dei creditori rispetto alla soluzione iniziale, hanno fatto sì che il Tribunale di Udine accettasse la modifica del piano concordatario da continuità diretta a indiretta e disponesse una procedura di asta competitiva che il gruppo Sisecam, con un'offerta pari a 90 milioni di euro, si è giudicato.
Per quanto già detto, successivamente alla cessione del compendio aziendale di Sisecam, la società San Galli, detenuta per il 54% da Friulia ed ormai vuota, sarà liquidata. Eventuali eccedenze positive di cassa saranno distribuite ai creditori con successivi riparti, incrementando ulteriormente la percentuale di soddisfazione dei creditori, già eccezionalmente alta per questo genere di procedure concorsuali. Vale la pena ricordare che ad oggi tutte le altre società del gruppo San Galli, San Galli Vetro Manfredonia, San Galli Vetro Magnetronico e San Galli Vetro Satinato, sono state dichiarate fallite senza prospettive di riavvio dell'attività. Da fonti aziendali e sindacali attuali, sentite in via informale in questi giorni, emerge la disponibilità dell'azienda subentrante, Sisecam, al passaggio diretto di tutti i dipendenti provenienti dalla San Galli. La prossima riunione di tavolo sindacale finalizzata a soluzione dell'accordo sul passaggio dei dipendenti si terrà il 6 ottobre prossimo. Grazie. La parola al consigliere Sergo per la replica. Sì, grazie. Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta che potrei anche definire esauriente, ma mancano ancora alcuni passaggi ovviamente nella stessa, sia per quanto riguarda i debiti e crediti, perché comunque nell'esposizione anche del piano di rientro si è parlato di quello che potrà succedere per i crediti vantati dal FRIE, diciamo così, verso la San Galli. E già si parla di un 8 milioni di euro che dovrà di fatto rimetterci in medio credito. Poi noi sapevamo da notizie avute dal Ministero durante i vari incontri che Banca Mediocredito avesse un altro credito di 4 milioni di euro verso la San Galli, e quindi immaginiamo che anche questo faccia medesima fine. Poi noi l'avevamo chiesto, però dalle risposte appunto non c'è stata data questa informazione. Per quanto riguarda i lavoratori, è vero che ci sono stati gli incontri, poi come detto anche noi avevamo sentito i lavoratori su questa vertenza, ci sono stati degli incontri, ma il punto, diciamo, focale, o meglio, i punti più importanti sono due. Uno, il numero dei lavoratori totale che ha la San Galli in questo momento, che pare essere 152 dipendenti e non 148, così come è stato attestato nella proposta di cessione del ramo d'azienda, per cui c'è ancora, diciamo così, un punto di domanda su queste quattro persone, questi quattro dipendenti che, in base all'accordo che è stato firmato tra di fatto Friulia, perché come ha detto lei è socio in maggioranza della San Galli Vetro, e la Sisecam, queste quattro persone in teoria dovrebbero rimanere in capo a San Galli, ma come dice lei la San Galli poi andrà liquidata. Quindi ovviamente si spera che anche per queste quattro si arrivi il 6 ottobre a una soluzione. In più c'è il solito ormai problema del passaggio nella cessione di ramo d'azienda, perché in Italia vige il Jobs Act. E quindi di fatto questi dipendenti rischiano di perdere quelli che erano i loro diritti che avevano acquisito in precedenza. Noi chiaramente su questo anche avevamo fatto, diciamo così, volevamo delle delucidazioni, ma ovviamente non essendoci il vicepresidente a rispondere ci possiamo in qualche modo accontentare di quanto ricevuto. Torno a ringraziare l'assessore Torrenti, però ove possibile mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto della risposta.